33. Perdere la voce all'improvviso, avere un abbassamento della voce, può essere un campanello di allarme. L'importante è controllarsi. Ma io lo farei pure, non mettendo tutta la tua bella voce. La voce umana, uno strumento straordinario che nessun liutaio è mai riuscito a riprodurre. Possiamo immaginare come uno strumento musicale, cioè le corde vocali sono due corde che vibrano. Quando l'aria, uscendo dai polmoni, attraversa le corde vocali, se noi decidiamo di parlare, queste si mettono in vibrazione, proprio come le corde di uno strumento musicale, e producono il suono. Proprio uno strumento così raffinato e sensibile può avere i suoi problemi ed ammalarsi. I disturbi funzionali sono legati a un cattivo funzionamento delle corde vocali, quindi un abuso vocale o una cattiva impostazione della voce, mentre le malattie organiche sono quelle in cui si forma qualche cosa sulle corde vocali, come i polipi, le cisti, le verruche, le leucoplasie o i tumori, e queste sono causate o da fattori inquinanti come il fumo classicamente, oppure da infiammazioni croniche delle corde vocali. Attori, cantanti, avvocati, chi usa molto la voce può avere dei problemi perché la usa troppo o la usa male. Facendo il cantante di musica leggera, sono un cantautore, mi è capitato di stressare la voce fino a perderla e rimanere afono. Il sintomo fondamentale è la disfonia, cioè la modificazione e l'abbassamento della voce. Quindi in presenza di una disfonia che dura, diciamo, più di 15 giorni, senza una ragione specifica, cioè non conseguente a un atto infiammatorio o a una urlata, dobbiamo preoccuparci e quindi dobbiamo sottoporci a una visita specialistica otorinolaringoiatrica. Per i noduli spesso è sufficiente rieducare la voce mettendo in pratica pochi preziosi suggerimenti. Innanzitutto prendere aria, quindi inspirare attraverso il naso, utilizzare correttamente il diaframma, bere spesso per idratarsi. Fumare? Non fumare. Per i polipi invece è necessario entrare in sala operatoria. L'intervento di anestesia generale è un intervento relativamente breve, ci vuole un quarto d'ora. L'ammalato entra al mattino e viene dimesso di solito alla sera. Si passa attraverso la cavità orale, si inserisce uno strumento che è un laringoscopio collegato a un microscopio operatore, e il chirurgo, utilizzando delle specifiche forbicine e pinzette microscopiche, toglie il polipo o quello che si è formato sulla corda vocale.